qual è la sua esperienza di governo? La mia esperienza lavorativa, ho avuto occasione di cimentarmi come steward presso la tribuna autorità dello stadio San Paolo di Napoli. Vuole fare il candidato premier. Assistente regista, tecnico riparatore dei computer. Questa mi può essere utile perché ho qualche problema. Agente commerciale, manovale presso un'impresa edilizia. Tutta questa roba in 28 anni di vita. Ora, manovale presso un'impresa edilizia, quindi a un certo punto lui la sua vocazione l'aveva scoperta. Avrebbe pure avuto un'ottima carriera perché dopo un anno sarebbe diventato sicuramente carpentiere, quindi poteva fare i lavori. Poi si è perso per strada. E così ce lo ritroviamo, niente di meno che vicepresidente della Camera. Ora, al di là dell'ironia che possiamo fare, la tragedia vera sa qual è? Che siamo ridotti in queste condizioni, avendo però un 25% di cittadini italiani che pensano di votare per questo ceto politico, non per questi esponenti politici, che non hanno mai fatto niente tranne che parlare. E una cui funzione di governo significherebbe un disastro per l'Italia. Ma il problema vero per il quale dovremmo interrogarci è rappresentato da quel 25% di cittadini. Il che significa che le classi dirigenti tradizionali hanno dato una tale prova di inconcludenza, di cialtroneria, di burocratismo, che un cittadino normale è disposto anche a un voto di disperazione, pure di non vederli avanti.